1989. Il primo episodio dell'anime Dragon Ball viene diffuso in Italia su Junior TV. 1986. In Giappone esce il primo videogioco di Dragon Ball, Pilaf no Gyakushu. Da allora a oggi sono tantissimi i videogiochi ambientati nell'universo creato da Akira Toriyama e ce ne sono per ogni console possibile e immaginabile. Proprio per questo ho deciso di dirvi quelli che secondo me sono i 5 titoli meglio riusciti. Vi ricordo che ovviamente la classifica è personale, quindi non stupitevi se non vi troverete d'accordo con qualche posizione. Anzi, fatemelo sapere qui nei commenti, che magari ci si confronta. Ma ora ragazzi, direi che possiamo iniziare. Al quinto posto, Dragon Ball Origins per il Nintendo DS, uscito in Europa nel 2008. Origins vanta un gameplay differente dai soliti titoli picchiaduro per console fissa. Infatti, le sue meccaniche ricordano molto The Legend of Zelda, Phantom Hourglass, con la visuale prevalentemente dall'alto e con la possibilità di eseguire gli attacchi direttamente con il pennino. Quindi, un titolo difficilmente ascrivibile ad un'unica categoria di gioco. La storia comprende tutta la saga di Dragon Ball, ovvero dalle vicende di Pilaf fino alla 21esima edizione del torneo Tenkaichi. Al quarto posto Dragon Ball Z Sagas, uscito nel 2005 per PlayStation 2, Xbox e GameCube. Questo ragazzi è stato il primo gioco ambientato nella seconda serie, Dragon Ball Z. Io ci ho giocato sul GameCube e l'ho adorato perché fu il primo vero picchiaduro a scorrimento con i personaggi della saga. Ed erano pure tanti! 5 di base e 5 sbloccabili, con una modalità story arcade che andava dalla venuta dei Saiyan al gioco di Cell. Inoltre ragazzi, questo è l'unico videogioco mai prodotto con un intero livello unico ed esclusivo, Yardrat, il pianeta dove Goku impara ad usare il teletrasporto. Al terzo posto Dragon Ball Ultimate Tenkaichi per PlayStation 3 e Xbox 360 del 2011. Ultimate Tenkaichi è il primo che abbandona il cel shading, l'animazione non fotorealistica, e introduce i quick time events sia nei combattimenti versus che nella modalità storia. Il gioco comprende anche un'inedita modalità eroe, con la possibilità di creare da zero un proprio personaggio e vivere un'avventura nuova in un universo parallelo alla ricerca delle sfere del drago supreme. E la prima ci verrà consegnata niente poco di meno che dal Capitano Ginyu, in persona, che devo dirvi la verità, è uno dei miei personaggi preferiti di sempre, assieme a Giz e a Freezer. I personaggi selezionabili nel gioco sono ben 41, mentre gli scenari sono 15. Al secondo posto, Dragon Ball Xenoverse, uscito nel 2015 per PC e per le console di ultima generazione. Xenoverse presenta una struttura molto simile ad un MMO e sfrutta molto la potenzialità delle funzioni online. Nel gioco ci si crea un proprio personaggio scegliendo tra ben 5 razze, ognuna con bonus e malus, e devo dire che l'editor è più che valido considerata la tipologia di gioco. Ma la parte geniale, ragazzi, è la trama. Infatti dovremo viaggiare nel tempo con l'aiuto del Trunks del futuro, sulle tracce di due misteriosi individui che stanno alterando tutti gli eventi del manga. La trama comprende tutte le saghe di Z, dall'arrivo dei Saiyan a Majin Buu, e con due DLC sono state aggiunte anche le saghe di Dragon Ball GT. Ed eccoci arrivati in vetta, signori. Al primo posto Dragon Ball Budokai 3, uscito per PlayStation 2 nel 2004. Questo è il videogioco di Dragon Ball che mi è piaciuto di più in assoluto. Il gioco introduce una modalità storia unica nel suo genere, il Dragon Universe, che lo rende estremamente simile a un GDR di esplorazione. Inoltre, ogni abilità e ogni combo del personaggio, per poter essere utilizzate, devono essere trovate nel mondo di gioco sotto forma di capsule e equipaggiate nell'inventario, che ha un numero limitato di slot, quindi si devono scegliere in base al proprio stile di combattimento preferito. Inoltre, forse questo è l'unico gioco la cui grafica non è in quel 3D pesante traslucido, che caratterizza quasi tutti i suoi successori e predecessori, e che personalmente trovo inguardabile. Ecco ragazzi, vi ricordo che ovviamente si parla sempre e comunque di opinioni, quindi se a voi piacciono di più altri titoli di Dragon Ball, beh, non esitate a scriverli qui sotto nei commenti. Io spero il video vi sia piaciuto, mi raccomando, statemi bene e ci vediamo, come al solito, al prossimo video!